In principio era il silenzio. Poi venne la prima nota. Ma questo non c'era. Un suono primordiale, nessuno a udirlo. La musica generò se stessa come specchio della realtà. La musica creò gli umani perché l'ascoltassero. E loro inventarono le arti per celebrare. Oh, ok, devo essere più veloce. Diedero vita alle loro divinità e leggende. Gli dei, imperfetti come i loro creatori, furono vittime degli impulsi oscuri tipici dell'uomo. Oh, un gioco ateo! L'umanità si issò in cima a un monte fatto di dei caduti, designandosi Vetta. Alcuni più ribelli scoprirono il potere delle arti di plasmare la realtà secondo i loro desideri. Pulcinella, il menestrello del cambiamento. Madonna come Elden Ring, Arlecchino, il re del teatro. Dall'Ozzom, Dunghiter. Ah no, è Capitan Spaventa, il sole di Meridiana. Pantalone, il mercante del destino. Balanzone, l'araldo della conoscenza. Colombina, la santa del palcoscenico. Veramente l'intro è veramente come Elden Ring. Gli autori vergarono il canovaccio, un copione in cui il palcoscenico è il mondo intero. Sì, ma un attimo! Così il canovaccio intrappolò il mondo e le sue creature in un'immobilità eterna, imprigionando ogni essere dietro la maschera. In un mondo di maschere, solo una persona senza un ruolo può scegliere il proprio destino e liberare il mondo dall'immobilità. La musica sembra L'albero del bella. cambiamento reca frutto. Musica carina. Risvegliati senza maschera. Vegliati, Rabbo. Il sipario si è alzato. Nabbo! Svegliati! Easy. Lancia il bersaglio. Uccidi un recipiente del cambiamento di fessolo. Ah! Sì, vabbè, non andare dietro, non riesco a colpirti. Oh là. Parte 2. Alt. Ah, alt schivata, ok. Dai, attaccami. Vediamo come funziona sta schivata. Au, Gino! Oh, adesso mi attacca. Ok, consuma stamina. La parata con la Q. Boom. Oh, quella non era perfetta. Quella non era una parata perfetta. Nemmeno questa. La presa del canovaccio su ogni cosa. Attaccare entità ostili farà riempire la loro barra della dissoluzione. Quando la barra si riempie, il nemico è temporaneamente vulnerabile a golbo virale. Golbo della fine. Va buono. E va buono. Oh, ah, non ho stamina. Ops. Quando senza maschera uccide un nemico affetto da dissoluzione, entra in uno stato di risveglio per una breve durata. Mentre nello stato di risveglio, senza maschera riceve diversi effetti positivi che variano a seconda della maschera indossata. Qua. Adesso c'ho il risveglio. Vabbè. Da Sabacchino. Ma che Sabacchio? Chi è? È una maschera napoletana. Ehi. Sembra essere un po' più fluido. Leggermente più fluido rispetto alla demo. Però. Leggermente più fluido. Sabacchio! Easy. No, Manny! Ah, attaccami che voglio. Fish! Sabacchio no macchia! Uno sgrassatore, davvero? Cosa F?
Mi piacerebbe poter cambiare i tasti, però a quanto pare non si può. Per ora non si può. Oh, oh. Riuscirò a battere la forza del cambiamento? The strength of cambiament. Fuck, quella era più veloce. No, no. Struggilo. Sto sudicio. E fammi attaccare. Disastro. Disastro. Sto morendo. Ma che è la musica? Sentite la musica? Sta bella. Ricorda Sabaku. Solo io la forza del cambiamento. Remnant 2 la nutria. Vabbè, senti, ho appena iniziato la nutria. Le nutrie l'ho appena iniziato. Per ora chiaramente vince Remnant. E sarà difficile batterlo, eh. Remnant lo preferisco persino ai Souls, ad esempio. Remnant è nella mia top 3. Forse è meglio di... Forse lo preferisco a Elden Ring, eh? Corredi? Apri il menu, corredi. Corredami tutto. Scorreddami tutto! Ruolo, vai corredo 2. Yes. Apri l'inventario delle maschere. Ok, bro. La maschera del cambiamento. Tac. L'ho fatta. Permette di infliggere più danni sferrando attacchi pesanti con le armi. Inoltre la tua potenza fisica aumenta mentre sei in stato di risveglio. Una delle lamentele che ho una delle critiche rivolte al gioco principale è che... Oh, ci sono troppe... Ti dice... Ci sono troppe meccaniche all'inizio. No, Dave! Inventario gemme da parata. Queste... Una gemma luminosa raffinata come il più puro degli acciai che conferisce un'eccellente negazione ai danni fisici. Oh, questa è la parte di Sabaku. Financo, la stoccata più potente. In un acceso conflitto nulla può contro uno spirito invitto. What? Conferisce un'eccellente negazione ai danni fisici, va bene. Dove l'hai infilata? Sì, ma fai selezionare a me, madonna. Evoca una spada di ardore permeate di vis. E sfera un potente attacco pesante. Velocità di carico di carica presto. Canteremo fino a svuotare i boccali. O quando sorgerà il sole. Siamo topi di taverna e maestri di parole. Però tecnicamente non fa rima, perché sole alla O chiusa, parole alla O aperta. Quindi sbagliato. Un sassolino, niente di più. Stava nella la casa dello zoppo viandante, proprio nel muro. Un giorno quei vandali li manderà a fare in... in culo. È perché fa rima. Ma non è vero, non fa rima. Perché muro e culo sono diversi. Roberts, aspetta, pensavo fosse un gioco stiloso, no? Io, invece no. Si parla già di culi. Mi piace. Mi piace. Ciao Andrew Rigliero e Bandit. Buon pomeriggio. Il goti dell'anno e Nutria. Ciao ciao. Dopo aver lanciato il verso della maschera assegnato alla slot 1, la tua arma verrà brevemente permeata di grazia. Ma devo per forza prendere... Ma io voglio prendere la roba che... Fai prendere le robe che voglio io, madonna! Chiamare un attacco causa nel nemico attaccante una leggera dissoluzione. Ancora.
Dopo aver lanciato il verso in maschera assegnato allo slot 1, la tua arma verrà brevemente permeata di grazia. Ok. E questo. Apri inventario e sembianze. Andiamo ad aprire sembianze adesso. Esperienza accorta in guerriero. Ah, devo per forza mettere questa. Oh, cioè, abbiamo... è finito? Che okay, è finito. La tua sera l'Assassin's Creed, eh? E che io ho Firenze. Cado. Ma l'hai sentita la musica? Senza maschera a disposizione fino a tre corredi. Qui è possibile inserire ogni tipo di equipaggiamento presso un punto di riposo. Durante l'esplorazione, non sono armi, gemme consumabili. Il corredo attivo può essere cambiato in qualsiasi momento. Ok, come faccio a diventare Super Saiyan? Ah, control. Cambiare l'arma. Come faccio a cambiare l'arma? Io non voglio questa. Da C per la pestata di ardore. Quel verso un mimi in dialetto. Ho già fatto la battuta sul culo. Il sky is the limit. Livello della demo? No, no. No, no, sono ancora all'inizio. Questo è il tutorial. Sta vendendo. Alla fine non hanno fatto tanta pubblicità. L'errore che stanno commettendo certi developer è far pubblicità prima. Molto prima che esca un gioco. Poi basta. Poi basta, non far più pubblicità. Il giorno... devi far pubblicità un giorno, due giorni prima che esca, minchia. Un giorno. Un giorno prima, sennò non vendi. Versi in maschera sono potenti abilità di ardore. Per utilizzarli senza maschera, deve sferrare attacchi contro i nemici caricandoli gradualmente. Ok. Questo nemico presenta un'innata difesa contro il Fatuo. Lo rende immune dai danni a Fatuo, ma vulnerabile alla grazia. Ok, sì, un po' di merda te la lancia addosso sto gioco nel tutorial, eh. Un sacco di roba all'inizio. Fai tutorial in modo graduale, madonna. Non buttare tutto addosso subito all'inizio. Sting! Dai, su di ciò! Attaccami! Uno! Distrutto. Grazie, infligge fulgore. Per ripristi a salute nel tempo. Tuttavia, subire danni innescherà una potente esplosione. Vero? Un nemico in stato di fulgore recupera salute nel tempo. Ah, io lui? Tuttavia, se viene colpito da una... scatena una potente esplosione, e ti respingerli indietro, facendo terminare prematuramente lo stato. Provo a utilizzare attacchi a distanza per evitare... Ah, ma come? Gli ho messo fulgore e devo usare attacchi a distanza? Vabbè, è morto. Vabbè. Anch'io mi aspettavo uscisse più tardi, eh. L'ho visto oggi che era in vendita. Acclamato dalla critica Made in Italy. Avevano già fatto una battuta sui culi, Spooky. Benvenuto nel futuro. Una parte della gente non va a comprare il gioco, lo guarda lo streamer. Vabbè, ma chi guarda un gioco e dice: ah, ok, ho capito tutto il gioco, non lo compro. Oppure lo compro. No, perché il giocare e guardare un gioco sono due esperienze completamente... Ora, i bambini saranno abbastanza intelligenti per capirlo, i bambini di oggi non lo so, però in teoria io spero di sì. Spero che capiscono che guardare e giocare un gioco sono due esperienze opposte, praticamente. Forse mi aspetto troppo. Dalle generazioni odierne. Dai, fatemi vedere che non mi aspetto troppo, madonna! Binnaby! Lasciate un follow. Fuck. Per ogni follow lasciato, Sabaku scrive la lore di altri giochi. Posso andarmene o... Meno male. 11 su 10. Ciao, Alex. Calozio corte. Strabel. Il viso infligge ebbrezza. Ebbrezza. Che aumenta i danni inflitti e la rigenerazione della resistenza. Il costo della difesa minore. I suoni sono tremendi. Sono migliorati rispetto alla demo.
PS5 era 0 e su Steam sono miste. Su Steam stai eh sì, 45 euro sono troppi per un indie. 50 euro. Se stato di ebbrezza, aumentano tutti i danni che infliggi, oltre alla tua rigenerazione della resistenza. Tutte le tue difese sono però ridotte. Serve molta mobilità per sfruttare al massimo questo stato. Ciao, ciao, Kyoto. The best dinner in Padana con Kakfufun Kami 22 J. Shexorang. Amo mangiare la nutri alla domenica. Il compendio contiene tutte le scoperte effettuate. Questo l'abbiamo già letto. Io voglio rileggere la cosa del culo. Vai, che era. Ma prima di tutto cambiamo sta arma. Faccio a levarla. Oh, là. Ok, perfetto. Voglio leggere la battuta sul culo io. Anteremo fino a svuotare i boccali. No, non era questo. Strabello questo. Stava nella casa dello zoppo viandante, proprio nel muro. Un giorno quei vandali li manderà a fare in... Ah, vabbè, comunque. Comunque. Cioè, ma perché non mi apre le robe? Seleziona, spazio. Ci sto provando, minchia. Ah, perché non sono al... Giusto. Perché non sono al bonfire. A multiplayer per invasioni? Ah, boh. Non ne ho la più pallida idea. Molto nutriente. More like. Giochi in italiano? Yes. Quello per cui certi streamer, o meglio, un'associazione di streamer si è lamentata perché gli hanno tolto le chiavi. No, gli abbiamo dato i voti negativi, ci hanno tolto le chiavi. Suka! Per quello che lo sto giocando. Io odio gli streamer. Non hanno mandato, l'hai acquistato, me l'hanno prestato. L'ho acquistato da un amico. O meglio, il mio amico l'ha acquistato, io l'ho preso in prestito. Ha visto come mai non mi apre? Oh, là, finalmente. Ultra spadone, bro. Da ultra spadone. Che so scemo. Questo non lo apre. Oh, a volte lo apre, a volte no. Va bene. Ok. Gli abili duellanti dominano più stili combattivi per vincere ogni scontro, anche più impegnativi. Indietreggia, poi concatena subito l'attacco. Vabbè, dai, qui equipaggia tutto, dai, tanto che me frega. Equipaggio. Guarda, spazio. Premi. Adesso è funzionato. Devo sfondare la tastiera per poter aprire uno di sti cazzo di cosi. Oh, là. Lanciare un verso in maschera a distanza aumenta brevemente il tuo potere di ardore. Inoltre carica leggermente il verso. Ci sono tante parole, eh. Ci sono tanti termini, tante keyword. Spazio. Ok, ce l'ho fatta. Dopo aver lanciato il verso in maschera assegnato allo slot 3, la tua arma verrà brevemente permeata di fatuo. Ora, a veder così sembra esserci molta libertà di build. Però ho letto anche che no, non è vero. Più vai avanti, più la libertà, più la varietà di build diminuisce. È molto restrittivo il gioco, a quanto pare. Amico dell'Europa dell'Est, si chiama Vladi. Lo chiamo Vladi, in realtà si chiama Vladimir. Ecco, sta parte, nella demo, già girava una merda. Invece adesso no, dai, adesso gira bene. Gira bene. Tanto fumo, niente arrosto. Ma è ancora l'inizio. È uscito a Vladi? Che senso, l'ha comprato Vladi? Cosa intendi? Non capisco. Però sì. Dov'è il Goti? Qual è il Goti? Madonna, se lenta sta arma. Zucca. Bip 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 bip. Pari. Proprio come Sekiro. Aspetta, sto morendo. Cambiare l'obiettivo, che se no riesco a colpirlo, madonna. Distrutto. Ma what? Sto provando a far parry, non me l'ha fatto. Oh, boh. A Zelda non posso giocarci, Alex. Ma ha droppato niente. Gioco rotto. Sapevo. Boosh. Se non avessi provato la demo, adesso starei dicendo... Ah, ok, interessante.
sarà voluto. L'ha voluto quel girasole. Ma gira perché sono il suo sole. Me l'ha detto quello di S1. No, però c'è il Dodge, c'è il Perry. Ora è meglio di S1. Forse ricordate male di S1. E quello è il problema. Io ci ho giocato recentemente. E posso assicurare che è orribile. A livello gameplay. La demo era oscena e imbarazzante, girava male. Girava molto molto male, sicuramente. Sicuramente era un punto a favore per il gioco. E vabbè, che è sto tracking, madonna. Ma fa gullo! È questo che si dice in Italia? Ma sto provando a parliare! Oh boh. Mangio le nutrie. They don't host, they are full of viruses. They are probably toxic. A Pinuzzo contadino. Forte Pinuzzo. E muscoli, i contadini ci sono muscolosi. Ah, Final Fantasy 16. Sto aspettando che possa iniziare il download. Ma esce stasera. Andrew e Kyoto. Esce stasera su Steam. Sapete perché l'ho comprato? Ieri ho provato la demo e mi girava bene, no? Però è senza denuvo la demo, quindi probabilmente sarà una merda. Però non è quello il punto. Il punto è che il combattimento, non so perché, ha ricordato forse la musica di Soken, madonna, quel gioco lo salva secondo me. Però il combattimento mi ha ricordato tanto un Final Fantasy vecchio, nonostante sia un gioco action, questo. Ma mi ha ricordato... Oh. Boom, boom. Pinuzzo, questa volta non mi ucciderai. Madonna, se l'è sta spada di merda. Oh, Pinuzzo, con la sua tipica mossa croccantissima. Tra poco c'è il Dragon Ball. Beh, Dragon Ball. Che riporta i tempi di Tenkaichi 2. Esatto, perché è uguale. Perché è uguale a Tenkaichi 2, per quello. Che riporta i tempi. Probabilmente lo proverò, Però, la demo, yes. Di Andrew. Però il combattimento di Final Fantasy 16, sì sì. No, ma non è tanto per il combattimento, proprio per le meccaniche. Raffinatetta! Raffinatetta! Boom! Boom! No, volevo fare la finisher. Porca vacca. Sembra anche che abbiano aggiunto delle stringhe alle armi. O mi immagino le cose. Lo so. Sto provando a schivare, lo schiva. Poi fa sti attacchi, cari. Perché fa sto attacco di... Ci vogliono 20 minuti per tirarlo. Nice. Non è forte, forte. 170 giga di cosa? Di Final Fantasy? Minchia, allora non lo gioco stasera. Funziona sulla mia macchina questo? Questo sì. Considera che sto giocando tutto alto. Forse le ombre. Forse... va buono. Questo è Fre, il cugino di Pinuz. Forte anche lui. Non so, l'inizio è croccante. Ed è una nava ganga. Ma sì, ma di sicuro. Sicuramente Dragon Ball Sparking Zero farà fare i soldi alla Bandai Namco, Non c'è dubbio. Ma perché Dragon Ball? Ah, Final Fantasy 16. Boh. Con denuvo non lo so. Non so nemmeno se riuscirò a farlo girare io. Con denuvo. Ma quindi 170 giga di Final Fantasy? Ah beh, a me la grafica non dice. Cioè, alla fine è un indie. Questo nemico presenta una minnata difesa. Sì, me l'hai già detto. Me l'hai già detto, sono pronto. Sono pronto per affrontarlo. Cine. Fuck.
Ah, perché ho saltato? Perché premo spazio, non si possono nemmeno cambiare i tasti, madonna. Spazio è il salto, mentre alt è il dodge. Porca vacca. La piastra per parì. La devo mica tanto. Però questo forse. Ho fatto le costanti e accennate. E accannate. Questa roba che pare fatta da un iacolo. Possibile per art attack. A me sembra che siate. Siate tutti molto prevenuti. A me piace. A me piacciono le luci. Piace lo stile. È un indie. Si vede. Un indie a 45 euro. Che quello, ecco, forse quello è il problema. Quello è il problema vero. 45 euro. Figa. Per un indie. Che disastro. Che disastro. Tirala sta mazzata. Ok. Non male. David Diver. Non posso. Mi ha bannato. Perché se non sbaglio è stato pubblicato dalla Nexon. Io odio la Nexon. Come faccio a avvicinarmi piano? Ecco, il tutorial della roba importante non me l'han fatta. Come faccio a avvicinarmi piano piano? Oh, ok, con la Z. Chiaramente. Chiaramente con la Z. Ah, va che bellino. Ci fa a dire che è brutto, è così carino. Ha un po' di carattere, un po' però, non troppo. Ah, ok. Boom. Boom, fuck. Uccide. Resistente contro gli attacchi normali. Però ancora con sto spazio. Che palle. Madonna, fate cambiare sti tasti. Sudici. Fuck. Questa roba delle resistenze l'ha messa. Fuck! L'ha messa. La demo non c'era. Ah, porca vacca. Ciii! No! Madonna. Pulcinella divora. Ah, all'inizio non avete visto l'intro. L'intro era uguale. Uguale a Elden Ring. Infatti pensavo che a un certo punto avrebbe detto The Lonesome Dung Eater. Invece non l'ha detto, purtroppo. Non conosci l'indie. No, ma non era scritto così indie. Ah no, sì, forse sì, l'aveva scritto così. The Lonesome Dung. Questa discriminazione contro l'indie. Se il gioco è bello, perché non dovrebbe valere 45 euro? E non ha merdosa 70? Però esatto, se un gioco è bello. Questo è ancora da provare. Guardando le recensioni, i soldi che chiede non li vale, però sai, le recensioni di Steam sono... questa è la sua mossa più potente. Che paura quando Sergio... Oh! Pezzo di maschera del giardiniere. Attenzione. Andiamo a vincere. Oh. Come faccio a fargli il backstab a questo qua? Gioco da 6. Vabbè. 6 non è sufficiente. È sufficienza. Come minchia si fa il backstab? Mi tocca far per forza il parry perché con gli attacchi normali non lo staggero, non li faccio, non lo stanno. E quelli pesanti ci vogliono 20 anni per farli partire. Guarda. Push.
Madonna quanto sono forte. Ah, schivato. Non capisco perché tracchino in questo modo. Ah boh, almeno è morto. Era il primo boss questo. Pezzo della maschera del taglialegna. Vabbè. Magari non c'è il backstab. Ah, ma sembra ci fosse. Ah, non c'è. Ma possibile. Ah no, ma non è, non ho, no. Senti, ti piazzano il nemico di spalle e non c'è il backstab. Ma non esiste. Non è possibile. Se no con una spada dove avete mezzo. Fra l'altro è un tocco di legno. Non c'è? Che disastro. Che disastro Arada. Madonna, ma Arada l'ha provato sto gioco. Ho arrivato a rompere i maroni questo qua. Siamo quasi al ponte di Enutria. Oh, si è bloccato. Boom! Muori male. Se fossi un nabo e non conoscessi la demo, al momento starei dicendo attenzione, sono un po' barzotto, eh? Al momento il gioco mi sta facendo sentire barzotto. Vedete il motivo. Ma usa il frame generator che almeno non ti esplode il ah no, è vero, non funziona così. È da un po' che non ero barzotto. Non provo più emozioni. Ho abbandonato la mia umanità per diventare un gamer. Madonna che palle. Questi attacchi pesanti che ci mettono 2 anni per partire. Questo è l'Adriatico. Però non c'è nemmeno un po' di sporcizia. No, è un mondo fantasy. Non c'è nemmeno una sigaretta sulla spiaggia. Mar di Bergamo. Non è nemmeno Bergamo, non ci sono le nutrie. Se a Bergamo, se vai in una zona vicino all'acqua, puoi star tranquillo che verrai attaccato da una nutria. Avete visto in alto a sinistra? Ti dicono come dei Pokémon? Ti dicono come funzionano le resistenze? Calice? Oh. È il nostro congiunto fato all'oblio destinato. Ma questo è Sabaku? Pensavo che ciò di più. Questa è scritta Sabaku per caso? Mi sa di sì, eh. Sento il tocco sabacchiano. L'oblio è la via verso la pace. Prospettiva nel ricordo del singolo. Batto, ma pensa te figa. Devi fare i dodge just frame. No, ti pigliano. E poi c'ho l'attacco che parte fra due giorni. Vabbè dai, è scassato i maroni. Arrivo a ucciderti. Da una tomba vuota sulla quale danza la fresca ombra estiva. C'è un lato allettante in ciò che è senza forma. Come faccio a salire? Senza limiti. E forse nell'oblio più nero e tenebroso, dove ma questo è Sabaku davvero? C'è, risiede la vera pace. Amuleto apotropaico. Ma mangia, ma parlate come mangiate. L'amuleto del cornino si chiama. Oltre i sogni resistiamo finché. E voglio ucciderli. Oh. Alla danza macabra. Perversione dell'esistenza al ritmo del cosmo. A sta gente logorroica non posso ucciderla. Fino alla fine del nostro tempo e oltre. Andiamo a leggere le descrizioni. Le descrizioni sono bellissime. Tac. Spazio, 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 spazio. Seleziona, seleziona. Prima o poi entra. Ah, ecco che è entrato. Come faccio a. Il legno in decomposizione non si addice a una tenzone.
Ah no, ma questo è il mio. Hanno cambiato anche le statistiche, hai visto? Come si traduce in inglese quella parola? Apotropaico. Apotropikes. Ma non si apre! Oh, ma vaffanculo. A volte si apre, a volte no. Che disastro, Sabaku. Che disastro! Tanto comprare tasti al menu. Oh, lo giuro, ogni tanto premi non succede niente. La vecchia forchetta. A Quinta i contadini aveva mille e una forchetta. Che per feste festicciuole cada uno si diletta. Il tenue frammento di un lontano memento. Un fragile fischietto che riesce ancora a produrre un suono. Incrementa enormemente la rigenerazione del resistato, anticamente usato dai generali bellici per invigorire le armate e altri scopi machiavellici. Ah, eccolo qua. Un amuleto che si dice tenga lontana la cattiva sorte. Aumenta la fortuna. È il cornino. Sebbene sia rinomata la sua potenza, meglio non metterla alla prova passando sotto una scala con noncuranza. Gli dico non va un cazzo. Dopo lo taggo su Twitter. Gli dico figa Sabaku. Che gioco di merda. Che gioco. Non di merda. Però che gioco buggato l'hai fatto. Oh Sabaku. Ah no, è vero, questi non posso. Devi fare già sprint per il menu. Madonna, ma non capisco. Premo spazio. A volte si apre, a volte no. Cioè io dico, se non si aprisse, magari è un altro tasto. Magari è perché, boh, non lo so, è perché ha i suoi problemi. Invece no. Cioè, a volte si apre, a volte no. Cine. Just frame. Oh, mi piglia. Yeah. Ok, riproviamoci. Oddio. Ok. Mi piace molto il rumore che fanno quando muoiono. No, no, che Sabaku ci ha messo la poesia, eh. Senza Sabaku. Che poi aveva detto qui Ele che Sabaku è stato mandato via dal progetto, quindi. Oh, schivata. Preso. Pezzo di maschera del giardiniere. Oh, se non sbaglio le maschere si craftavano più avanti. Che spara. Ok, non posso arrivarci, dai. Porta quello lì. Un easter egg. Napoli addosso, puoi entrare in un glitch nascosto nel muro. Ma hanno copiato i migliori. Usando una pestata di ardore su determinati glifi sul terreno e senza maschera può alterare le immediate vicinanze per un periodo di tempo limitato, al termine del quale tutto torna alla normalità. Strabel. Strabel. Boh. Faccio andare là. Ma certo, era così semplice. C'è un altro glifo. Questo gioco lì all'inizio è stronzino, eh. Cioè ancora all'inizio mi trovo contro questi. Sono praticamente dei boss. No, 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 no. Vedo il gioco in questo stuttering. Sta stutterando, no? A me non stuttera, eh. A me è liscio. Puoi scegliere? In teoria sì. Vediamo questa di arma. Mi piacerebbe se la prendesse a due mani. Questa arma. Sarebbe molto più bello. Ma poi, ma questa di classe non le ho messo le abilità. No, non mi piace. Non mi piace, voglio lo spadone. E no, non sto compensando, va bene? Non sto compensando niente. Ho il pipo piccolo. Ok. Oh.
Si fa a salire le scale? Che disastro. Che disastro. Boh. Altri vedono cali di frame. La paletta non ti convince. La paletta non ti convince. Ma no, non è vero, è molto partenopea questa palette di colori. È molto, più che partenopea, è molto tricolore. C'è il rosso, c'è il blu, c'è il verde. È tutto. Sì, poi c'è anche da tenere presente che comunque in stream magari si vede non perfettamente, cioè non liscio come lo vedo io. Perché vedevo anche su Remnant ieri, ho rivisto un attimo lo stream. E sì, il più delle volte era abbastanza liscio, però soprattutto quando muovevo la telecamera era un po' scattoso. Texture esposta al sole, ci sta come i primi giorni. Quando cambio, quando sposto la cam. Lo vedevo non scattare, però era, dava manetta. Non so come spiegarlo. Fuck. No, no, madonna, ma quanto cazzo è difficile sto gioco. Che due maroni. Questo è un gioco per veri gamers. Ma sai, d'altronde Sabaku, chi meglio di lui avrebbe potuto fare un gioco per gamers? Ma aspetta, ma si può salire? E ancora questa F. Che palle sti tasti. Fatemi mettere i tasti del Elden Ring. Non voglio spazio per saltare. Ammetto di Efestite. Quelli servono per potenziare le armi. Che paura, avete sentito? Sto divertendo. Aiuto. Per counterare, sì, probabilmente. Probabilmente devi cambiare classe per adattarti magari anche alle debolezze. Alle debolezze di stat degli avversari. Più che il gameplay, più che quelle cose. Cioè, alla fine i panzoni posso anche sfondarli, anche. Vabbè. Poi sta arrivando, vero? Yeah. Yeah, arrivato. Oh, madonna. Ma se corre, basta. Mi chiedo. Nonna, muori. Festa. Meraviglioso. Meravigliosa creatura. Ma che due palle. Ah damn. Combo tra classi, però poi diventa tipo Genshin, ma per i maschi. Sei troppo ottimista, temo. Perché ho letto che sia all'inizio sia questa sensazione, però poi più vai avanti e più ti accorgi che in realtà è un po' limitato. O molto limitato, dipende da chi lo chiedi. Però, ehi, solo una diceria, eh. Sono voci di corridoio, sono le recensioni di Steam che, come sappiamo, non è che siano sempre le più Lenotre era un'antica le più veritiere. Di difficile delimitazione, ma che sicuramente comprendeva le frange sudorientali della Campania, la Basilicata. Assurdo. E la Calabria, abitati dagli Enotri, fin dalla prima ondata di genti italiche indoeuropee. Secondo una credenza comune, senza fondamento, Enotria deriva dal greco oinos, vino, a causa dei floridi e numerosi vigneti del territorio. Ad oggi Enotria fa parte di Stampella, frazione di Stampella. ASC. Le vedo le stampelle. Ma porca vacca, senti. Ciao, ci vediamo. Addio. Oh, quella è Napoli. Oggi è un giorno glorioso.
mo te lo infilo io il giorno. Oh, ah, niente, si è lanciato. Ha un altro che si lancia. Non è fantastica questa quinta? I'm the Joker, baby. Sapevatelo su Reeducational Channel. Damn, che citazione. Citazione aulica. Reeducational Channel. Spingitori di cavalieri. Oh, finalmente siamo arrivati. Ora mi ricordo che il primo boss nella demo laggava un casino. Più che laggava, statterava un casino. Proprio a livello che era ingiocabile, eh? O quasi. Vediamo, vediamo. Per ora sembrano, dal punto di vista delle prestazioni, sembrano aver fissato abbastanza. No! Assurdo. Quella fatta sta tecnologia. Ah, qua c'era. Ecco, si sta iniziando a perdere colpi. È tempo. È tempo di usare il potere degli dei. Potere di cui non siamo degni. Però userò comunque. Da 40 FPS. Boom! Ne abbiamo due. 2 FPS. Benvenuti nel futuro. Aspetta, c'è qualcosa che non va. Qualcosa di strano. E apri ste opzioni. Finestra. 1048, 1152. Ah, boh. Applica. Cala. Cheat engine? Ma no, lossless scaling. Però non va bene così. Ah, ma non c'avevo l'upscaler. Hai capito. No, cos'è sta roba? DLSS. Eh sì. Ah, questo non posso attivarlo. Boh. Quindi posso togliere frame l'upscaler. Fuck. Sta succedendo. Boh, non c'ho il DLSS. Non c'ho bisogno del frame generator. Tac. Ehi, bomba. Migliorato un pochino. Perché per qualche motivo se lo metto in finestra non mi dà la risoluzione completa. Le maschere, così come i versi in maschera e le armi, possono essere rafforzate tramite la forgiatura. Questo processo consuma memoria, materiali specifici che possono essere trovati nel mondo. Ho potenziato lo spadone, chiaramente. Potenzia. God damn. God damn. Diventa broken. Anche le maschere? Aumenta la potenza d'effetto della maschera. Aumenta i danni inflitti dai versi in maschera. Ah, questa è la maschera dei maghi. Inoltre, mentre sei in stato di risveglio, assestare un colpo finale a un nemico carica tutti i versi. Maschera a distanza. Esatto. Oh, carino. Carino, bisogna vedere quanto è efficace. Però l'idea è carina. Cioè, praticamente con quella maschera lì, quando tu uccidi un nemico, ti carica il verso, la magia. I versi sono le magie, le abilità speciali. Detto semplicemente. Aumento di livello. Faccio sapere con cosa scala la mia arma. Statistiche principali. Salute. Vediamo se c'è scritto da qualche parte. Corredi.
Questa è la spada che sto usando, no? Requisiti, combattente. Ok, yes, combattente. Potere di attacco e potere di ardore e... Ah, ma quindi non aumentano con le stat? Spazio, spazio, spazio. Prego, apriti. Oh, ok. Arpione costiero, incanalando i poteri d'ardore, produce una lancia proveniente dalle terre di Falesia Magna. La scagli in linea retta. Velocità di carica. Allegro, allegro. Con vigore e precisione che il pescatore riesce a vincere in battaglia e catturare il pesce. Oh, con vigore e precisione che il pescatore riesce a vincere in battaglia e catturare il pesce. Non ho fatto la rima! Che disastro, non ho fatto la rima! Sai che faccio refund? Bro, non puoi iniziare facendo le rime e poi le droppi però, eh? Perché esatto, prima fai le rime coi culi e poi non rimi coi pesci. Quella testolina inespressiva. Chi, cosa, dove, quando, perché? What? Calma, mio promettente prodigio, calma. Dirigiti al castello in cima alla collina e ogni cosa sarà svelata. Yes. Ah, ma Pulcinella. Basta, basta. Attaccami. Forse non avrei dovuto. Stavano ballando. Infatti non mi è... buono al posto. Senz'altro una splendida vicina. Adesso mi attacca questo. No! Padrone, perché mi hai abbandonato? Che disastro. Mi serve un po' di stamina in più perché con due colpi la faccio fuori tutta. Faccio fuori tutta la stamina. Leggi meglio? Che cosa? Riesce pesce? Ah, dici la rima. Ah, ok, quindi c'era ancora la rima. Ok, ok, t'a posto. Saluti, signori e plebaglia ributtante. Muori. Muori. Madonna, se solo potessi usare il frame generator. Manz! Sì, ma figa, gli corre addosso però. Cioè, la quarta abilità praticamente schiva, però poi gli corre addosso per fargli un colpo forte, un colpo potente. Vabbè, comunque per ora il gioco non mi sembra da 5, eh. Oh, pensavo fosse un nemico. Oh! È scomparuto. Assurdo. Ok. Andiamo a cercare i segreti. Che nessuno va mai rivelato. Non ce ne sono di qui? Ah no, aspetta. Giusto. Secondo me ogni volta che trovi un segreto avrebbero dovuto mettere questa canzone. Blind spot, Elden Ring, la skill OP. Ah, quella con la schivata si chiama Blind Spot in Elden Ring. Qua è un po'... così così. Dipende. Ah! No, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, bro, aspetta. Regato. L'ho preso. Ok. Male c'è il tetto.
Ma porca vacca. Ma ci sono solo camminato sopra, è esploso. Vabbè. Ma qua se non sbaglio c'era il Fabriz. Esatto, c'è Fabrizio. Quindi facciamo il giro di lava. E poi è uguale. Oh. È uguale, però facciamo il roll. Quanti frame ha? Ses. Non lo so, dobbiamo chiedere agli sviluppatori. L'addizione deve essere precisa e mai affrettata. Bastard! No, ci credo, ci sono i cani pure qua. E li ha vestiti da clown, che è esattamente il costume che dovrebbero avere tutti i cani nei Souls Life. Rompi palle. Ah, ottimo tentativo. È il mio turno ora. Già 4 pozioni. Non c'è un altro modo per recuperare HP in sto gioco. Saper di più. Sapere. Ormai c'è il quadratino blu. X? Ah, mi sa non posso usarla, né? Yeah. Un sottoprodotto maledetto delle tecniche ormai perdute degli alchimisti di Elsa. Pare che non sia di vero argento, ma di mercurio solidificato. Di questa lama atroce bastan 2 fendenti micidiali per causare ematomi come insetti con le ali. What? E di quanti han subito sulla pelle l'accaduto, non ce n'è uno che può dir di essere vivo. Allora, sopravvissuto. Che schifo le armi da maghi. Iu. Sono un Souls-like per i maghi. Io odio i maghi. Allora, la prima parte dell'insetto mi ha lasciato perplesso. Però, ehi, per ora... per ora tutte le frasi hanno avuto... Un nemico in stato di ebbrezza aumentano tutti i danni che infligge. Tuttavia supera a sua volta più danni. Prova a usare attacchi potenti. Easy. Easy peasy. Fuck. Boom, schivata. Bagush! Mannaia da macellaio. Attenzione, quanti drop. Quanti drop. Solo potessi aprire queste cazzo di cose subito. Un utensile da cucina grezzo ma affilato, usato per domani anche la belva più feroce. Nelle notti, che tra tutte sono di certo le più oscure, ti proteggerà in vero da tutti i tipi di creature. Allora, scala meglio con la forza. Mi sa che metto questa, dai. Equipaggiamo. Non è potenziata, però chi se ne frega. Ma se uso... faccio usare gli oggetti. Ok, così. Uè, Wagyone! Madonna, che danni che fanno i sassi. Nel Elden Ring non facevano sti danni. Push! Fuck! Ah, questa è un'abilità. Attaccami. Madonna. Madonna. Facciamo gli altri sassi, va. Ma come si leva pure dai maroni? Pensa te che è tossico. Dai, dai, ancora un colpo. Recipiente antico. Cos'è sta roba? Corsi del passato. Una bevanda nostalgica e rievocativa. Berla aumenta per una lunga durata la quantità di memoria ottenuta. Ok, non mi interessa. Un teschio rituale che emana un'aura sinistra. Può essere lanciato per rilasciare una forte concentrazione di fatuo. Dopo antiche tradizioni centenarie, di questi rituali non v'è più traccia. Oggi sono scomparse queste orribili barbarie, ma il loro potere, a malapena, si scaccia.
Manca la musica. Non mi sento in Italia. Non ci sono abbastanza, abbastanza canzoni tipiche. Tipicamente italiane. Ah, di lì si va dal boss, se non sbaglio. Però prima... andiamo su di qua, va. Ma anche quel non so che di partenopeo. No, non partenopeo, di italiano. Esatto, tipo Nino D'Angelo. Dove sono i cantautori neomelodici? Dov'è la mafia? Ciò che rende il nostro paese così bello. Perché mi sta tirando frecce? Ah, eccolo. Facciamogli un sasso, va. E tira la sta freccia. E non ci arriva. Che non riesco a prenderlo. Aiuto! Aiuto! Dai, dai, dai. Ho paura ad attaccare perché non è che puoi interrompere l'attacco. Se stai attaccando, ti attacchi. Appunto. Se stai attaccando non puoi fare il parry. E il parry è straforte rispetto ai danni che fai con l'attacco. Ah, c'è ancora uno. Ah, però puoi far dodge. Ok. Ok, ok. Avrei dovuto dubitare di Sabaku. Non so, il combattimento è carino per ora. Perlomeno contro... sì, è un po' stronzo a volte. Però sto parry è bodende. Fa sentire un gamer. Woo! Pezzo di maschera di Curtis. Oh! Quel Curtis? Mario Curtis? L'inventore della pizza? Mi ricordo di consigliare di ascoltare Gigione. Quello è un sogno. Quello è ciò che vorrei per il gioco. Se avessero messo Gigione nella soundtrack, questo gioco sarebbe già GOTY. Comunque, madonna, oh, qua dentro non è che giri male, però ripeto, quando muovo la camera c'è come un rallentamento di frame mostruoso. Ah, questa roba dei nemici potenti. Alcune aree sono così avvolte dal canovaccio che dopo esservi entrato al senza maschera non sarà temporaneamente permesso di uscire dalla sua morsa. Per poter riottenere la libertà dovrà sconfiggere tutti i nemici vicini. Che disastro. Che disastro, non ho le skill. Skill issues. Interpreta il tuo personaggio. Interpretami le mele. Potessi usare quel maledetto frame generator. Che schifo. Che schifo. Ora creatura orrenda. Madonna, quanto traccato. Ma cos'è quel tracking? Devi veramente schivare all'ultimo secondo tutto. Sennò ti tracca. Momento di efestite dissolto. Ancora nel canovaccio. Canovacciuolo. Modificatore di armonia. Pipiri. Altri frammenti di efestite. E mo? Mo che faccio? Vediamo. Ho vinto. Ah, ti cambia arma e pugnata, ok.
Ok, con la T si cambia arma. Effettivamente dovrei tenere... Facciamo così. No, no, dopo. Dopo. Ma non avevo mica la chiave. Ah, c'è, ok. L'avevo visto. È una giornata sole. Ipirip, che bella cosa, una giornata sole. Strabelli quei pezzi di ceramica. Ce l'avevi in bagno, nonna d'Arco. Vediamo cosa dice sul pesto. Gusto ricco, mi ci ficco. Una scoperta tanto lieta quanto accidentale. Con il giusto tempo di ammollo, la sostanza impregna il pugnale. Debella le vertigini anche in uno scontro armato. La ricetta è ancora oggi un fatto segretato. Il tenue frammento di un doloroso memento. Gioco un 10 su 10. Altro che 5. Ora capisco perché i developer hanno tolto... Ho tolto le chiavi agli streamer. Fatto bene. Spedizione punitiva. Ok, ultima cura. Come faccio? Come facciamo? Magari se passo senza far rumore non mi attaccano. Guarda sti italiani fancazzisti. Qua pipipi a suonare. E intanto è... Tanto i lavoratori pagano le tasse. Letteralmente le caga. Boh, no, già sei. No, già sei a più uno. Ah, ma perché le prende dal culo per quello. Pensavo intendessi se... Perché ne avevo tante, no? Goblin's Will. Goblin's Deal. Quello sì che è un figo. Festeggia con noi! No. Si ferma pure. Potranno usarla. Puro sta Estus. Fatta in casa. Espansione di armonia. Inno del ritorno. Ok, questo ti riporta indietro. Anello del canovaccio. Ok, sì, la shortcut l'ho aperta. Ho aperto il cancellino, quindi boh, proviamo ad andare su di qui. Un ospite più che benvenuto. Ah! Hai preso un oggetto al piano sopra? Almeno sembrava. Nanna Peppo. L'ho preso. Boh, non lo so. Tanto è il primo playthrough. Questo gioco lo voglio masterare. Lo voglio giocare almeno 20 volte e iniziare a fare le speedrun. Per ora, ehi. Per ora nel primo mondo le critiche della gente non le vedo. Oh. Le critiche delle recensioni negative non le vedo. È un indie. Yes. Però 45 euro per ora. Ora dipende anche quanto dura. E dipende se... Chiaramente sono ancora all'inizio. Quindi non lo so. Magari peggiora andando avanti. Però per adesso... Per ora è croccante, eh. E in più, ripeto, hanno gabbato degli streamer, quindi sono amici miei. Oh no, no degli streamer, ma un'agenzia. Io odio le agenzie. Le agenzie sono la mafia. Bello. Bello sto... Ah no, no, ma ok, no, ma però gioco di Madonna.
tutto questo paesello. No, no, c'è tipo un cimitero. Il secondo mondo, dopo che hai battuto il boss, c'è tipo un cimitero. Il secondo, mondo, come secondo mondo. Avete sentito? Basta. Basta, bro. È una più uno. Una più due. Fuck. Riesco a portarla a più tre. Speriamo anche basti. Una cosa che non mi piace tanto, se devo fare una critica, è che tiene qualsiasi arma, anche gli spadoni a due mani, a una mano. Poi quando attaccano, con lo spadone a due mani. Questo sì, però con lo spadone no. Però lo spadone dovrebbe portarlo a due mani, perché lì toglie peso. Sembra che sia straleggero sto spadone. Cioè non questo. La chiave mica l'aveva pagata? Vabbè, ma è l'agenzia. Se l'agenzia ti chiede le chiavi, No, vabbè, capisco che loro dicono: oh, abbiamo fatto la recensione negativa, ci hanno ciulato le chiavi. E vabbè, è una cosa un po' petty, da parte dei developer. Che siccome la gente ti ha fatto la recensione negativa, tu gli togli le chiavi. Poi, boh, ho sentito solo una... Una faccia... Una parte della storia. Un'altra parte non la conosco. Magari cambia. Però sta di fatto che se la storia è questa, e cioè sti qua avevano fatto la recensione negativa e developer se la son presa. Un po' petti. No! Ski! Fuck. Che disastro. Affanculo. E fai tu la recensione? Il gioco è bello e mi ricorda Bergamo, città alta. E quindi gli do 10 su 10. Non è vero, è città alta, nessuno balla. Città alta, tutti lavorano, stanno zitti, non fanno domande stupide. E tutti sono impegnati. Però poi le chiavi finiscono sui siti lezzi. Se la chiave è per review, fanno bene. Ma poi le chiavi finiscono sui siti lezzi. Aspetta, ma in che senso? Hikes. Da chi ha fatto bene? Ah! Non capisco perché è in finestra. Un ospite più che benvenuto. Fuck you! Aver fatto la review. Però no, perché questi qua o meglio, ripeto, la storia è un po' confusa, perché questi dicono: oh, ci avevano dato le chiavi per gli streamer della nostra agenzia e in più la chiave per la recensione, no? Figa, devo imparare. Madonna, bastardo. Devo imparare il timing di sto stronzo. No! Là. Difficile questo. Forte. Guardalo. Nice. Dicevo, questi qua hanno detto: ci hanno dato le chiavi sia per la recensione che per gli streamer. Poi non so chi gestisce, cioè non so manco che compagnia sia, onestamente. Non manco che compagnia sia. Oh. Dai. Dai, backstab. Caccia il backstab, gioco. Io credo in te. Boom, si fa così. No, non è vero. Perché tiltare se poi la chiave gli viene tolta? Non è la chiave della recensione che gli ha fatto girare i maroni, se gliel'hanno tolta. È la chiave per gli streamer dell'agenzia. Avevano dato le chiavi agli streamer
per poterlo appunto streamare. Però poi dopo sta recensione hanno tolto le chiavi anche agli streamer. E c'entrano i dev? Perché a quanto pare sul Discord di Enutria sfottevano sia il recensore che gli streamer. Allegedly. Poi io non c'ero. Non lo so, una storia stramba. Una storia tutta croccante. Una storia tutta italiana, come si dice, no? È tutta una cosa fatta nel paese. Una cosa da ragazzi. Sono ragazzi. Quando tu hai ancora la chiave? Perché Vladimir ha un'agenzia di mafia. Lui almeno lo dice. Lui dice: guarda, io sto con la mafia, se non mi dai la chiave ti sparo, ti ammazzo. E i developer devono dargli la chiave. Almeno però lui lo dice. Almeno lui dice: ok, sono un'agenzia e quindi sono la mafia, no? Invece le agenzie come la Adecco, quelle per il lavoro, oppure le agenzie per gli streamer, dicono: oh, noi siamo qua per aiutarvi a trovare la vostra strada. Certo, ci prendiamo una parte dei vostri introiti. Per non fare praticamente un cazzo, però. La tua agenzia ha fatto reviews buone 10 su 10. È come essere a Bergamo, ha detto. Allora. Come mai sono finito qui? Aumento di livello, viaggio rapido, cammino degli invocatori. Gli innovatori, wow. Wow. Dopo aver lanciato il verso in maschera assegnato allo slot 2, la tua arma verrà brevemente permeata di vis. Versi, allora, cammino dell'incantamento. Mi carico più velocemente ma infliggo meno danni. Ma che fregatura. Infliggere danni con gli attacchi leggeri aumenta i danni degli attacchi pesanti e viceversa. Subire danni ripristina questi effetti. Subire danni fisici ne infligge anche al nemico che ha attaccato. Subire danni fisici ne infligge anche al nemico che ha attaccato. No. Il tuo potere di stato e i danni inflitti dai colpi finali. Ok, yes. Questo mi piace. Schivare un attacco aumenta brevemente di una piccola quantità la tua potenza fisica. Il potere di stato e il potere elementale. Sferrare un colpo finale contro i nemici inferiori li uccide all'istante. Ok, whatever. Ah, però cosa c'è nel viola? Tutte le infusioni delle tue armi. Mentre la tua arma è permeata di un elemento, infliggi più danni elementali. Mazz. A questi prendiamo tutti e tutti. Perché sono gli slot. Mentre la tua arma è permeata di un elemento, versi in maschera infliggono più danni e si caricano più efficacemente. Se sei in stato di ebbrezza, la tua potenza fisica e la rigenerazione della resistenza aumentano ulteriormente. Quando sei sotto l'effetto di impietà, non so manco cosa sia. Mentre la tua arma è permeata di un elemento, aumenta la rigenerazione della resistenza. Oh, questo è utile. Considerando che non ho resistenza. Buono. Andiamo dal boss che non so manco dove sia. Oh. Devo affrontarlo ancora. Ormai conosco le tue boss sudice. E voglio fare le maschere. Io voglio la maschera del giardiniere. Ricordo di nonna d'arco. Fa ancora questo spazio. Conna. No. Beh dai, attacco normale. Beh, ci sono stato.
No, qua ci sono stato. Ma meno male. Non è l'inizio questo, vero? Ah, qua dove c'è il boss? Qua dove c'è il boss? Fuck. Abbastanza anime. Se dice 15, vediamo se si può scaricare Final Fantasy. Puoi installare quanto? 126 giga. Quanto ci metto? 126 giga? Madonna. Metto 20 anni. Ma poi No Man's Sky, cosa c'è ancora da aggiornarsi? Reserving space. Disastro, che disastro. Però in teoria dalle 16 alle 8 riesco a scaricarlo. Però dovrei staccare subito. Faccio il boss nel caso stacco. 126. Quanto è la tua connessione? Quanto hai di download? La carica di tutti i versi in maschera si consuma automaticamente. Ogni volta che senza maschera entra. Ma perché? Alcuni versi in maschera sono così potenti da essere immuni a questo effetto. Ah, ok. Dovrei installarli. E vabbè, quanto c'hai di download? Luca, alla 2 giga. Voglio 2 giga, voglio buono buono. Una settimana. Ma questo è Curtis? È lui? Jimmy Curtis? Il principe della risata? Ma è la sua voce? È la voce del... di... com'è che si chiama? Mi sfugge il nome. Sfugge il nome del comico. Quello. Quello famoso. Quello potente. Non Lino Banfi! Non è manco un comico. Lino Banfi è un... fa... commenti sociali. I suoi film non sono... film comici. Sono... film sulla vita. Skippy baby. Va una seconda fase sto coso. Tac, curetta tattica. Sì, mi sa che aveva la seconda fase. Ah, non facevo così tanti danni però, la demo. Ma figa, non posso manco muovermi. Che disastro. Che disastro, che disastro. Jamie Lee Curtis. Figa, sei veloce. Aiuto. Aiuto. Maledetto spazio. Maledetto spazio. Cioè, è pure vicino a rimanere stordito, eh. Oh. Ancora, ancora. Ah, facca, fa culo! Ma! Devo curarmi! No! Vivi! Nice. Devo essere greedy. Non posso essere greedy. Gira meglio, eh. Rispetto. Oh!
Rispetto alla demo gira sicuramente meglio. E in più anche perché sto facendo il controllo dello spazio, eh. Quindi gira un po' peggio perché mi sta occupando l'SSD. Maschera di Curtis. Nero Frassica. No, come si chiama? Quello potente. Quello che facciamo. Ah, non riesco a ricordare il nome. Totò, grazie. Thanks, Totò. Posso diventare Totò finalmente? Non lasciate che la gente vi dica che i sogni non si avverano. Spazio. Premendo. Oh. Ok. Yep. La roba! Elementalista. Dopo aver lanciato il verso. Non è che ste robe. Mago bellico. Non è che ste robe mi aumentano i danni. In base a come scala l'arma. Pro easy. Hai detto bene, Peppo. Incenso De Luca. Si chiamava così. La tua arma è permeata di un elemento. Aumenta la rigenerazione della resistenza. Ah, ma sono le robe che sblocchi sulla tavola. Ah, ho capito. Ora è tutto chiaro. Hai visto, alla fine ci sono tante meccaniche. Sembra che il gioco sia bello, bello complesso. Ti permetta di personalizzare un po' il personaggio come ti pare. Però sarà effettivamente così? Per ora sembra di sì, eh. Per ora sembra di sì. Ora, mi piacerebbe che se quando premo spazio... Sarebbe bello se quando premo spazio si aprissero... Sto cazzo di menu. Senti, voglio solo vedere la maschera. Lui. Che paura. Allora, 5 ore. Con 2 mega in più forse mi toglie un'oretta. Se stacco ora riesco a scaricarlo per le 8, 8 e mezza. Se no, non ce la faccio. 5 ore. 7, 9. 16, 9. Alle 10 finisco, minchia. No, devo staccare adesso. Al massimo con Troisi, con Totò, continuiamo domani. Per ora, io voglio continuarlo. Comunque, voglio continuarlo sto gioco. Perché per ora, ehi, vale il prezzo che ho pagato. Che l'ho preso in prestito, però se avessi pagato sarebbe valsa la pena. Oh, ci vediamo stasera nel caso. E porto Final Fantasy. Che in teoria, io manco sapevo che ci fosse Enotria oggi. Manco sapevo della sua esistenza. Stasera vedremo Final Fantasy. Bye bye. BB. Ho visto un messaggio, aspetta. Ho chiuso la chat ma ha cancellato il messaggio. Bravo! Allegria, allegro. Se avessi avuto la nuova... Devo telefono alla team. Per chiudere lo stream, telefono alla team e mi faccio mettere la fibra. La fibra completa. Quanto ci vuole? Secondo me... Se lo porto perché l'ho limitato al momento. Il massimo mi arriva a 8 mega. 2 mega in più, secondo me mi toglie un'oretta. Spero. Quindi probabilmente riattacco alle 9. 8 e mezza, 9. Ciao. Addio.